Dai cazzo, dai, finisce qui la partita tra Spezia e Roma 0-2, altri tre punti importanti per la corsa per la Champions League. Oggi bisognava vincere, è una frase che dico quasi sempre, che bisognava vincere, ma soprattutto dopo quello che è successo alla Juventus, che già avevi, diciamo, l'obbligo di lottare fino alla fine per qualificarti, ora che la Juventus, tra virgolette, è tagliata fuori, salvo ricorsi e via eccetera, hai l'obbligo di entrare in Champions League. Oggi era vitale vincere, perché la prossima partita tu vai a Napoli, stasera c'è Juventus-Atalanta, che comunque è una partita che ti può portare delle agevolazioni di punti, quindi o sulla Juventus o sull'Atalanta o su entrambe, e c'è Milan-Lazio, quindi c'è Lazio-Milan, scusate, quindi era importante vincere. La partita è stata pressoché una partita che dal primo minuto fino al ventesimo è stata una partita molto noiosa. La temevo in quei 20 minuti, perché la Roma non aveva fatto nulla, credo nulla, ed era lo Spezia che cominciava comunque a chiuderti nella tua area di rigore. Poi tira il Shaarawy a circa al ventesimo e la partita cambia, la Roma entra con un piglio diverso, diciamo, comincia a trovare un piglio diverso e chiude il primo tempo in vantaggio, con una grandissima azione dove Abraham spizza il pallone che Dybala fa l'assist a El Shaarawy, che fa un gol a porta vuota, però comunque un gol, era importante andare in vantaggio prima della fine della partita. Secondo tempo uguale, la Roma entra con lo stesso piglio degli ultimi 25 minuti di partita e trova il 2-0 con un grandissimo gol di Abraham, che si sta riprendendo a livello mentale ed è una cosa molto 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 importante. Del resto lo Spezia non è che ha creato tantissimo, lui Patrizio mi sembra che fa 0 parate, del resto partita controllata benissimo. E nulla, ora praticamente testa al Napoli, che sarà una partita veramente complicata. L'obiettivo è almeno uscire con un punto lì. Celik non sarà della partita, fa una cazzata, si fa ammonire alla fine della partita, dove non è una grande perdita, non è Smalling, non è qualcun altro, ma è un giocatore che comunque non ha il ricambio, perché Karsdorp è fuori rosa, cioè nel senso non viene mai convocato. Quindi è un giocatore che non sarà dalla partita, così come Zaniolo non sarà dalla partita per motivazioni che comunque non sono inerenti a questa partita. C'è un caos Zaniolo, si parla di una sua cessione. Poi del resto non so più cosa dire, e quindi facciamo tra virgolette pagelle. Rui Patrizio, partita come ho detto normale, non prende mai gol. Stessa identica cosa, poi comunque partita buona tra Smalling, Mancini e Bagnaz. Bagnaz mi è piaciuto molto, che andava sempre a rompere la linea, quindi andare ad anticipare. Zaleski mi è piaciuto, Celik pure, peccato per quella ammonizione. Matic e Cristante bene, un po' Cristante non mi è piaciuto, qualche pallone perso. Poi Dybala, El Shaarawy, Abraham bene. Poi i cambi, comunque mi sembra entrato Bove al posto di El Shaarawy, partita da sé, è entrato Belotti, è entrato Solbakken e Camara alla fine. Del resto poca roba, era una partita che temevo di più, invece è stata una partita che comunque abbiamo gestito. Abbiamo molto gestito, perché la temevo a un certo punto all'inizio della partita, che non mi stava piacendo l'assetto. Invece sono 3 punti, dai, ora andiamo a gufare insieme Atalanta, Juventus Atalanta, dai.